come terapia e come per operazione. Signore e signori, pubblico di Jesolo, buon pomeriggio da qui per la comunità funzionale dell'esercito Niger e dal reggimento lagunari serenissima dell'esercito italiano. Tra poco vedremo una dimostrazione di un'attività di combat recovery, azione particolarmente decisa, determinante e risolutiva, il cui scopo è estrarre da una zona potenzialmente ostile personale che si trovi isolato dalla propria unità di combattimento, nel caso di personale militare, dalla propria organizzazione, qualora si trattasse di un operatore civile. In questo caso, nella nostra dimostrazione, il personaggio da recuperare è un militare addestrato e consiste nella figura di un pilota isolato in un tratto di costa potenzialmente ostile, rappresentato dalla spiaggia immediatamente alla destra della center line delle tribune, e che è assolutamente addestrato nelle procedure di recupero. La differenza con il combat SAR, tuttavia, risiede proprio nel fatto di avere procedure semplificate, flessibili, rapide, in modo che chiunque, anche chi non è addestrato, non ha il background necessario a beneficiare di combat SAR, possa essere estratto dalla zona di operazioni in caso di necessità. Nella rappresentazione, il comando superiore ha creato una task unit mista su configurazione anfibia e aeromobile per effettuare questa missione, data la particolarità dello scenario. La forza di estrazione, l'extraction force, è rappresentata da una pattuglia Riverine a livello squadra di assalto anfibio del reggimento lagunare Serenissima e da un complesso aeromobile dell'esercito italiano costituito da un Red Team, una pattuglia di due elicotteri di esplorazione e scorta, elicottero H-129 Delta Mangusta, elicottero da combattimento, posizione in tandem biposto, completamente realizzato, progettato e sviluppato sul suolo nazionale. A completare tutto un elicottero biturbina di categoria media, potente e versatile, NH-90, uno degli ultimi entrati nel nostro Itata, imbarcato sui battelli pneumatici, che si relaziona in ogni momento con gli elicotteri da combattimento. Ecco un estratto della conversazione standard e formattata che caratterizza il loro impiego. Luce verde, la zona è sicura, il recupero può avere luogo. Il personale isolato, ISO, isolated personnel, in gergo check, è pronto, addestrato, assume la posizione ad indicare alla extraction force che la spiaggia è libera da ogni minaccia e la zona è idonea al recupero. In tutto questo non cessa per un momento la sorveglianza e la acquisizione da parte degli elementi da combattimento. Ora si sposta l'asse del loro interesse e a breve il loro asse di osservazione si sposterà all'esterno per acquisire eventuali obiettivi o minacce in profondità, mentre l'NH-90 si occuperà dell'appoggio ravvicinato effettuando dei circuiti ad otto in linea parallela alla spiaggia, ortogonale alla direzione di recupero, in modo da avere sempre un sistema d'arma M134 Dillon in carico 762 orientato verso l'area di recupero. L'ISO che è stato identificato è effettivamente il personaggio che cercavamo di recuperare e ora viene ricondotto in salvo presso la posta unità. Il lavoro non è terminato, bisogna recuperare con successo e sicurezza tutto il dispositivo. Per far questo, gli assetti di volo dell'esercito italiano continuano la loro scansione dell'area ostile. Si può osservare il coordinamento esasperato e l'addestramento che ha portato a movimenti così sincronizzati di questa task unit completamente composta da unità dell'esercito italiano. Osservate la capacità di manovra dell'elicottero da combattimento, affondate le pentine, cambi le pentine di velocità, il mangusto dotato di un rotore per tavola completamente articolato in grado di supportare dei fattori di carico superiori alle 3G. Il che è esplicativo delle eccezionali capacità di manovra di un elicottero fuori dal comune. Queste ultime fasi sono le più delicate
bisogna accertarsi di non aver dimenticato nulla, di non lasciare nulla al caso. L'impegno dell'esercito italiano in combat recovery ha avuto la sua espressione e tuttora la propria espressione nei teatri operativi afghani e di Rakhine. Le proprie unità sono anche impegnate in Libano e il reggimento colonnello serenissimo al momento è pedina fondamentale dell'operazione Rescue Support in Afghanistan nel settore ovest. Osserviamo l'NH90 che dimostra un decollo in performance classe 2, decollo all'indietro, l'ideale per decollare da un ambiente congestionato, zona potenzialmente ostile, potendo ritornare sul punto di partenza in caso di problemi tecnici o defaillance dei sistemi. L'Extraction Force si allontana per fare ritorno in zona controllata dalle truppe amiche. L'osservazione dei Mangusta continua, spostando l'asse esternamente. L'NH90, esaurito il ruolo di supporto ravvicinato di fuoco, riassume la funzione di posto comando in volo, separandosi per quota dagli altri due assetti. Il 129 Mangusta nella versione Delta rappresenta l'apice della patente di questa macchina sia come software che come sistemi di acquisizione e sorveglianza e sistemi d'arma, equipaggiato con missile Spike al posto del vecchio elito e cannone da 20 mm su stile Gatling, tre canne rotanti, 750 colpi al minuto, sotto i 3000 metri la gettata utile. Il missile Spike può ingaggiare in maniera assolutamente precisa e chirurgica target a partire dagli 8000 metri. Il Mangusta ha una velocità massima di 156 nodi, ospita a bordo nella posizione superiore il pilota e nella posizione inferiore il copilota Gunner, che è anch'esso un pilota con varie abilitazioni caratteristiche. NH90, ultimo arrivato in casa aviazione dell'esercito, è un elicottero di categoria media estremamente versatile per il trasporto tattico, in grado di ospitare a bordo 10 operatori completamente equipaggiati, da 1 e da 2 che faranno la manovra che ho appena descritto. Danno go e dopo 3 secondi da 2 go. Arrivederci dall'esercito italiano, grazie al pubblico di Jesolo, un buon proseguimento di manifestazione.